Salve a tutti amici di Battlefield Games, io sono Dele e siamo qui oggi con questo nuovo gameplay, commentary, nuova esperienza per me, il commentary, parlando di un gioco nuovo, il cui titolo è Ride. Ride, che cos'è Ride? È un gioco di moto pensato per le persone che non si separerebbero mai dalle due ruote. Saranno presenti i più importanti produttori con i loro modelli più apprezzati e conosciuti. In un'esperienza videoludica senza precedenti, questo videogame permette infatti di vivere un'esperienza a tutto gas, tra le varie gare e una personalizzazione della moto che è una cosa molto bella e molto importante a 360 gradi, in tutte le sue parti, tutti i suoi componenti, tutti i suoi accessori. Si può viaggiare in giro per il mondo su 15 differenti ambientazioni che si adatteranno perfettamente a ogni stile di guida. Le immagini che state vedendo sono della beta, rilasciata il 20 marzo, mentre il gioco vero e proprio uscirà il 27 marzo 2015 e sarà disponibile per le seguenti piattaforme: Xbox One e Xbox 360, PC tramite Steam, ma anche PlayStation 3 e PlayStation 4. Ride è un gioco firmato Milestone, che forse già conoscete grazie ai vari giochi usciti in passato di Superbike, MotoGP, ma anche di Rally. Questi giochi hanno riconosciuto l'azienda e il team di sviluppatori Milestone appunto a livello mondiale come uno dei migliori team di sviluppo nel settore racing, sia su asfalto che off-road. Per chi non conoscesse questa azienda, in poche parole posso dire che stiamo parlando di un'azienda italiana, comunque nata a Milano nel 96 e ancora oggi rappresenta la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di videogiochi per console PC e forse anche del mondo. Ma qual è l'obiettivo di questa azienda con l'uscita di questo gioco? È molto semplice. Gli sviluppatori hanno detto: il nostro obiettivo è quello di ambire a diventare il Gran Turismo delle moto. Quindi Ride è un gioco di moto, perché non parliamo delle protagoniste di questo gioco, per l'appunto le moto. Moto che sono ricche di licenze, infatti questo gioco è veramente molto bello anche per questo, ricco di licenze, molto positivo questo, e infatti ci sono una varietà, cioè si può scegliere tra oltre 100 moto disponibili, tra cui anche moto elettriche, questa cosa mi ha sorpreso molto. Le moto saranno divise in 4 grandi categorie, che sono Naked, Super Sports, Super Bikes e Historical. E i grandi marchi presenti nel videogame, che state anche vedendo in questo momento qua sotto. E queste qua moto sono veramente riprodotte molto 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 ma molto molto bene. E i vari team, diciamo, i grandi marchi sono KTM, Kawasaki, Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia, MV Agusta, Suzuki, Triumph, Energica, EBR, Lightning e forse verranno aggiunte altri marchi attraverso anche l'uscita magari di qualche DLC. Ogni moto però è personalizzabile, abbiamo detto, a seconda del proprio stile di guida ovviamente. È possibile cambiarne l'aspetto, sostituire i componenti e per aumentare le statistiche. E cosa possiamo migliorare? Ci sono 5 aree di miglioramento che sono carena e aspetto, ovvero le varie livree, frecce, targhe, specchietti, frizioni, manubri, manopole e tutto di più. Poi c'è la sezione del cambio, che appunto sta nel cambiare la catena o la scatola del cambio. Poi freni e sospensioni, dove si può agire sulle sospensioni, appunto sulle pinze dei freni, tubi dei freni, dischi. E poi si possono modificare le ruote tramite, grazie ai cerchioni pneumatici. E poi il pezzo forse più importante, che è il motore, dove si può cambiare la centralina, il filtro dell'aria, il cambio olio, lo scarico e tutto quanto. Oltre alla moto vi è un'ampia scelta anche di stili per il Ride Avatar, no, ovvero il nostro avatar che ci accompagnerà per tutto l'arco del gioco. Infatti è possibile modificare il proprio avatar attraverso più di 100 accessori disponibili, divisi tra uomo e donna. E questi accessori possono essere di caschi, le tute, gli stivali, anche i guanti, le varie giacche e tutto quanto. Tutti gli accessori e le parti delle moto ovviamente vengono sbloccati anche fin da subito tramite un sistema di monete virtuali. Questa valuta, diciamo, si può collezionare sia nella modalità online che offline, infatti è indifferente che modalità ti trovi.
Però alla fine più si gioca e più riesce a sbloccare nuovi oggetti e accessori. Ovviamente tutti gli accessori, anche questi, sono dotati di licenze ufficiali, e qua sotto magari vi metto anche i vari brand presenti nel gioco. Beh, allora, vi sto parlando delle moto, no? Ma dove corrono le moto? Parliamo dei circuiti, ragazzi. I ragazzi di Milestone non hanno trascurato nulla e hanno prodotto una serie di piste e percorsi stradali fatti apposta per questo gioco. In totale Ride infatti mette a disposizione dei giocatori 15 ambientazioni, di cui 7 sono circuiti realmente esistenti, 2 sono tracciati cittadini e 5 sono tracciati extraurbani. E in più vi è un drag strip, si chiama, che è un circuito speciale ambientato sul lago salato di Bonneville, dove i piloti più esperti possono misurare le proprie abilità di guida. Un aspetto positivo riguardo i tracciati è che, come al contrario di altri giochi che magari usavano il trucchetto per aumentare i percorsi, ovvero quello di fare il percorso al contrario, Milestone ci permette di giocare allo stesso circuito magari ma con delle varianti. Quindi è meglio che giocare in senso inverso, e l'ho trovato una cosa carina questa. Com'è il modello di guida? Beh, te lo state chiedendo sicuramente. Il modello di guida è stato sicuramente preso dall'ultimo gioco fatto uscire da Milestone, ovvero MotoGP 14. Però in Ride si può arrivare a raggiungere sia il livello simulativo ma anche quello più arcade, e ci si può divertire in qualunque modo. Infatti Ride offre un'esperienza di guida basata su 3 livelli di difficoltà denominati Standard, Semi-Pro e Pro. Le grandi differenze dovrebbero riguardare gli aiuti di guida. Infatti con il livello Pro una semplice accelerazione sbagliata, un passaggio sull'erba oppure una troppa frenata eccetera eccetera fanno presto a buttarti per terra. Al contrario del livello Standard, che è più controllato, nel senso che è molto più facile guidare e restare in pista. Ma ovviamente, cioè, se vai contro un muro ai 120, 100, 200, 300, quello che è, cadi. Al livello Pro ogni moto da guidare è diversa, nel senso che influiscono anche piccoli fattori, dei dettagli come ad esempio il peso della moto, il raggio di curva e molti altri dettagli. E gli aiuti di guida sono gestibili, ad esempio nella modalità semi-pro si può scegliere, nella Pro no invece, e nella Standard anche puoi scegliere se usare i vari aiuti tipo l'ABS, il controllo di trazione, l'antimpennamento, lo stare in carena eccetera eccetera. Infine parliamo della cosa che più incuriosisce di ogni tipologia di gioco, ovvero le modalità. Ride propone naturalmente diverse modalità di gioco che consentono al giocatore di farsi una sfida veloce, che può essere una gara, una drag race, oppure una sfida contro il cronometro. O addirittura c'è anche una modalità che si chiama Track Day, dove vince chi supera più avversari in un giro o più di pista. Poi si può correre un campionato, farsi una sfida online con altri 11 giocatori, quindi fino a 12 giocatori. Oppure per questo gioco, no, la campagna, diciamo, la storia di ogni gioco, in questo gioco è praticamente entri in un vero e proprio mondo virtuale, che questa modalità si chiama World Tour e rappresenta il vero cuore di Ride. Nel World Tour infatti i giocatori vivono nel gioco una vera e propria carriera motociclistica con la massima libertà. È una volta scelta la prima moto in regalo, che in teoria è una Naked, il giocatore può iniziare ad affrontare le gare e sfide guadagnando i crediti virtuali con cui comprare poi i modelli che preferisce e modificarli come a suo piacimento. Tutti i modelli e gli eventi infatti in questa modalità sono disponibili fin da subito, però per attivarli, diciamo, bisogna avere i crediti necessari ed è possibile passare quindi subito ad una super sportiva ed affrontare tutti gli eventi dedicati a quel tipo e livello di moto. E come scegliere i propri crediti ovviamente è una scelta che esclusivamente al giocatore. Poi l'unica eccezione è negli eventi Elite. Cosa sono? Sono delle gare che vengono sbloccate solo quando il giocatore raggiunge un certo livello di reputazione, si chiama, all'interno del gioco. Questi eventi frutteranno in premio moto particolari non acquistabili e comunque premi molto più consistenti di quelli normali.
Red presenta anche un aspetto sociale molto importante, infatti vi permette di invitare i vostri amici a giocare con voi, anche se, cioè, non solo sfidandoli online, ma proprio farli entrare nel vostro World Tour in veste di piloti, appunto, che però non saranno guidati ovviamente da loro, ma dal computer, che saranno nella vostra squadra, nel vostro team, e potranno aiutarvi magari a raggiungervi più rapidamente gli obiettivi, e magari fanno guadagnare anche di più. Infatti i vostri amici entreranno nel gioco portandosi dietro il loro garage, la loro esperienza, e voi potete sfruttare la loro crescita, magari con anche molto più performati. E questo verrà costantemente replicato all'interno del vostro World Tour, seguendo i loro progressi. Quindi, questo è Raid, prodotto e sviluppato dai ragazzi italiani di Milestone, con una forte passione veramente per i motori, specialmente per le moto, che l'ha spinta a creare questo gioco che mancava dal mercato videoludico da parecchi anni, quindi promette di essere un gran bel gioco. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, e se così è stato vi invito a lasciare un bel like, nel caso non l'avesse ancora fatto. Se non sei iscritto al canale, fallo ora, e basta un click ed è gratis. Fateci sapere attraverso un commento cosa ne pensate di questo videogame, se lo comprerete e se vi piace questa tipologia di video. Da Dell è tutto, bella!